Le prime sei della classe si sfidano nello stesso momento, ma il vero big match probabilmente lo vivremo qui, dal Circolo Stella Azzurra, dove per la 13ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8 una grande sfida ci aspetta tra Bacci Immobiliare Football 8 ed SS Lazio Calcio a 8 con i campioni d'Italia ospiti e alla destra dei vostri monitor che cercheranno d'accorciare rispetto alla Golbet che è impegnata ora contro l'audace Savoia, dall'altro lato Bacci Immobiliare Futbolette con tanta voglia di riemergere dal momento d'impasse. Attaccare con Mattia Palmieri, il capitano del biancocelesti, a cercare e trovare Perrotti, loro che avevano ben giocato anche contro la Golbet De Dominicis, prova a sfruttare subito l'errore della difesa di Bacci Immobiliare Futbolette e ci riesce come 0-1. La largo a Ferretti, da lì può calciare, prende la mira, Ferretti se la sposta, la lascia lì ad un compagno di squadra, c'è quindi l'occasione per salire per Cosimi che ha un buon destro, lo lascia partire e lo attende lì Moretti, è uno schema già visto, c'è tra Bacci Immobiliare Futboletti ed SS Lazio Calcio 8, una gara gagliarda e per ora ferma sul punteggio di 1-1, non moltissime occasioni per squadre che dopo la fase di studio iniziale, attenzione, un altro errore della difesa della Bacci, Coppotelli stavolta bene su Pentassuglia. Coppotelli vuole attenzione, lo dice tre volte, la Lazio però riesce ad andare allo schema comodo comodo che porta al gol dell'1-2 e di Avila. Coppotelli, De Francesco, la stoppa e va da De Dominicis, converge De Dominicis sul destro e quindi De Francesco, tiro improvviso, vola Coppotelli, azione davvero d'estrema volontà da parte di Cosimi, qui sbaglia la Lazio, Moretti da fuori, Tavani bravo e veloce nell'andare a terra. E da un calcio ad Avila, ancora Pentassuglia, energico a dir poco il centrocampista della Lazio che la lascia lì vicino, forse un tocco col braccio di Dominicis che la protegge, che la sposta, che calcia all'improvviso Coppotelli in due tempi, però sprecando troppo, forse è vero. Ciò che è certo invece è che la Lazio va avanti solo di una rete e la gara è ancora tremendamente in equilibrio quando manca più di un quarto d'ora. E i biancocelesti attaccano ancora da sinistra, sbattendo su Coppotelli. Moretti è venuto incontro a prendersi il pallone come fatto, bene nel primo tempo, un po' meno nella ripresa. Moretti che prova a mettersi in proprio, cerca un 1-2. Simmi poi piazza, ma Tavani l'aspettava lì. Dove Fanasca forse va a chiudersi un po' dal lato, lui che è tutto mancino, prova a cercare lo spazio per il sinistro. C'è un buon triangolo, ancora in area di rigore, grande azione della Lazio, azione da Fuzza, questa con Avila che la mette dentro per l'1-3. De Dominicis, cross raso terra deviato fuori, Pentassuglia, il sinistro che parte, sbatte sul palo di Perrotti con deviazione, sarà caldo. Cioff. De Dominicis interviene, poi la porta via ad un avversario, De Dominicis va da Avila che ha la porta spalancata e non sbaglia, 1-4 Lazio. Cazzurri, portare via il bottino pieno dall'Atletico 2000, tana dell'audace Savoia, collace. Attacchi della Bacci Immobiliare Futbolette per inerzia probabilmente. Vola Tavani a togliere un super gol a Tagliaferri. Dominicis anticipa, si fa valere tanto il pallone d'oro dello scorso anno anche in difesa. Amici. Il destro di Amici. Incredibile, non c'è riuscito a metterla dentro Perrotti. Panasca. De Francesco. E Dominicis, palla data larga Perrotti, non passa nemmeno in questo caso, bravo Coppotelli. Di Amici e va da Tagliaferri. Simmi riesce a liberarsi, poi Tavani due volte e la terza non può nulla sul tapin vincente di Bacci che fa 2-4. Finisce qui Bacci Immobiliare Football 8 SS Lazio Calcio 8 2-4 per i campioni d'Italia che provano a rimanere in scia alla Golbet Calcio 8 oggi impegnata contro l'audace Savoia. Bacci con troppi giocatori decisivi fuori per pensare di impensierire la Lazio.